Come costruire un brand, la brand identity? Oggi vediamo un case study di un'azienda che a me piace molto e che considero una tamarrata fantastica. Costruire un brand non è facile, però non è neanche impossibile, soprattutto in una nicchia. Oggi vediamo un case study, quello di Skeleton HD. Un'azienda che è nata da pochi anni e che si è posizionata bene in una nicchia per appunto una brand identity molto particolare, con un posizionamento appunto particolare. Skeleton HD si chiama così proprio perché il tema centrale dei suoi lavori è un teschio, sono i teschi. Cosa fanno? Producono soprattutto braccialetti e altri accessori che vendono online, in e-commerce, non so se hanno dei negozi, non credo. E il loro stile è molto particolare, come vedi hanno costruito un brand molto molto coerente. Quello che hanno fatto, che mi piace molto, come vedi da queste immagini, è il fatto che abbiano avuto coraggio, hanno creato un brand molto specifico che piace a una parte della popolazione e che è molto forte. Vedi, il colore è molto molto nero, c'è il teschio addirittura, ci sono i teschi sui braccialetti, vedi anche la scatola fatta con una identità molto particolare, colori molto particolari, nero su nero, quindi tutta l'identità del brand è prima di tutto un po' coraggiosa ed è in linea con quello che vuole essere appunto il posizionamento dell'azienda. Questo è sempre importante, quindi guarda ad esempio il tuo sito web, guarda i tuoi carousel, guarda gli articoli che fai, le immagini che metti, guarda il tuo logo, ecco, tutto deve avere un'identità di brand. Se non ti puoi permettere adesso di chiamare grafici e strategist per fare un'identità di brand a 30.000 euro, non ti preoccupare, inizia con poco, no? Inizia con logo ad esempio, poi inizierai a fare una color palette, quindi una palette di colori specifica per te, che poi metterai ad esempio sui tuoi documenti anche online. Insomma, piano piano costruisci la tua identità di brand, però fallo. Vedo ancora tantissimi, ad esempio su Instagram, che hanno un muro su Instagram fatto male, che non si riconosce, non ha un'identità, non ha una personalità. Quindi questo è importante perché sei poi riconoscibile, anche se in una nicchia. Vediamo anche il posizionamento. Questa è una foto del loro sito web. Sono nati nel 2015 e dicono, quello che dicono di loro è che vogliono avere una personalità forte e creare materiali, creare accessori e materiali che le persone sono orgogliosi di mettersi. Ecco, questa è la loro mission. E poi dicono: le nostre collezioni di teschi sono diventate un successo immediato per quelli che osano attraversare, costruire, diciamo, il loro sentiero, una vita autentica, no? Quindi definiscono anche il mondo di Skeleton HD e quindi le persone che entrano e vivono in questo mondo, un po' ad esempio come Harley Davidson. Vedi anche la foto, no? La foto ti fa vedere subito chi è il personaggio chiave di questo mondo, quindi non è la persona un po' elegante, sofisticata, è una persona autentica, reale, un po' ribelle. Questa è un'altra cosa fondamentale quando ti posizioni come brand. Vedi tantissimi professionisti, anche aziende magari che sono nate da poco, piccole aziende che non hanno dietro degli strategist, che hanno una personalità veramente blanda, un po' per tutti, e quindi non sono bellissime per nessuno. Nessuno può diventare fan di quelle aziende perché è una delle solite aziende, uno dei soliti brand. Ecco, un'altra cosa che devi studiare è la tua buyer persona. Chi è questa buyer persona? A chi vuoi parlare, chi deve innamorarsi di te, e quindi chi non si innamorerà mai di te, anzi chi ti odierà. Anche questo è importante, no? Polarizzare un po' le opinioni. Sicuramente ci saranno tantissime persone che guardano questi braccialetti e dicono: ma che schifo, un teschio, dai, è una tamarrata. Perfetto, a loro non gliene frega niente, anzi vogliono essere amati solo da una parte di popolazione, quello che vedi in questa foto. Questo è il risultato del loro posizionamento su Instagram. Vedi, abbiamo parlato di Instagram. Ecco, questo è il risultato. Vedi che mettono ovviamente i loro prodotti, però intervallati da immagini, momenti di vita del loro mondo, in un mondo di ribelli, di persone autentiche,
che è fatta ad esempio di queste macchine, di queste moto, di queste immagini molto forti con questo Joker che fuma, no? Sono tutte immagini perfettamente coerenti con la persona che, comprando quel braccialetto, diventa quella persona ribelle e autentica. Ricordi che le persone non comprano semplicemente un prodotto di solito, ma comprano la trasformazione che quel prodotto darà loro. Quindi, comprando questi braccialetti, si trasformano in quella persona reale, autentica, in quella persona che si ribella un po' alle regole, no? In quella persona che va via da una vita magari monotona. Ecco, questo è il posizionamento di Skeleton HD e lo esprimono perfettamente anche ad esempio sul profilo Instagram. Ecco, partiamo dal profilo Instagram. Com'è il tuo profilo Instagram? Spesso vedo aziende libere professionisti con profili Instagram e comunque di social media poco caratteristici. Molti liberi professionisti ad esempio commettono l'errore gravissimo, secondo me, di avere un profilo Instagram privato che però è trovabile anche se digitano il loro nome e cognome. Non va bene, perché se ti cercano e poi vedono tu col cane in spiaggia non va tanto bene. E anche quando hanno un profilo professionale comunque non c'è molto di brand, no? E quindi non c'è molta coerenza. Ecco, cura di più anche social network, questo è praticamente gratis. Certo, devi creare qualche immagine, magari devi creare dei meme ad esempio con i tuoi colori, con una palette di colori, però insomma questo dà molta più forza al tuo brand, sei molto più riconoscibile, sei molto più memorabile e le persone che veramente si affezionano al tuo brand, alla tua personalità, si ricorderanno di te. Questo è molto molto importante. Quindi prendiamo spunto da Skeleton HD per guardare i nostri social network, la nostra presenza online, la nostra palette di colori, il logo, insomma tutta la coerenza che ci deve essere dietro un'identità di brand. Se la tua identità di brand non è ancora ben formata come libero professionista oppure anche come azienda, ecco, questo è un punto di partenza dove iniziare per come minimo prendere ispirazione. Quindi vai, non devi essere tamarro così, però sicuramente devi essere memorabile.